L'attaccante italo-brasiliano Bruno ritiene a galla il Palermo che impatta 2-2 ad una manciata di minuti dal termine al nuovo Romagnoli contro i padroni di casa di Mister Cudini al termine di un incontro in bilico fino all'ultimo respiro. Buon primo tempo al Selva Piana dinanzi a circa 3.000 spettatori. Le squadre sono votate all'attacco, i ritmi sono intensi sin dalle prime battute. I rossoblù trovano subito il vantaggio sul colpo di testa ravvicinato di Bontà, servito dalla pennellata in area di Pace. Entusiasmo smorzato dalla terna arbitrale per posizione di fuorigioco dello stesso Bontà, da rivedere alla Moviola. I rosanero non stanno a guardare al primo vero assalto dalle parti di Zamarion, trovano il vantaggio. La difesa di casa si addormenta sul lancio dalle retrovie di De Rose. Brunori ci crede fino in fondo e castiga il portiere avversario con un velenoso pallonetto. Palermo 1-0 al 17esimo. Neanche 60 secondi dopo fuga a destra dell'albanese Mercai, che libera il solitario compagno di reparto Emmaus all'interno dei 16 metri. Pareggio immediato 1-1 sotto la curva dei tifosi isolani. I lupi di Cudini sono schierati con il collaudato 4-3-3, si affidano in cabina di regia Persia, ma non disdegnano di mandare all'assalto gli esterni Pace a sinistra e Fabriani a destra. All'intervallo Campobasso e Palermo si dividono la posta in palio. Silipo prende il posto di Felici in avvio di secondo tempo per la formazione viaggiante, stesso 11 di partenza per i lupi. Pronti via, la gara si accende. Silipo con il mancino gira in porta. Zamarion salva prima sul neoentrato, poi sulla linea della porta stessa il successivo colpo di testa di Ogier. Per la terna arbitrale nuovo vantaggio degli ospiti. Ma il fischietto lungo si ravvede alcuni minuti dopo la rabbiosa protesta di tutti gli effettivi del Campobasso. Nella calca sotto la tribuna coperta ne fa le spese Tenkorang, espulso dalla panchina. Il match riprende con il coltello tra i denti. Risponde lo strappo in avanti di Candellori nel cuore della difesa palermitana. Apertura per Pace a sinistra, ma la palla viene spedito in curva tra la disperazione dei tifosi rossoblù. Lo stesso terzino, 3 minuti più tardi, si fa però perdonare il clamoroso errore mandando al tappeto il portiere Pelagotti. Mancino sul diagonale più lontano e i lupi mettono la freccia a metà tempo. Il match si fa sempre più nervoso. Siciliani a 3 in retroguardia per spingere con il maggior numero possibile di calciatori dalle parti di Dalmazzi e compagni. 35esimo Brunori, una vera furia, elude Menna in un fazzoletto. Zamarion vede le streghe, ma il tiro a giro lambisce solo il palo. Il Palermo non ci sta a lasciare i 3 punti al nuovo Romagnoli. De Rose calcia alto dopo una mischia paurosa ai limiti dei 18 metri. Minuto 85, Soleri sul binario destro si beve il neoentrato Magri e consegna su un piatto d'argento la palla per Brunori che la spinge in rete per il definitivo 2-2. C'è ancora il tempo per vedere il secondo giallo a Menna, costretto a lasciare i suoi in 10 nel recupero. Cudini ordina ai suoi di blindare la linea arretrata dinanzi a Zamarion. Ne viene fuori un pari ricco di suspense e recriminazioni su entrambi gli schieramenti. Per i molisani un altro mattone sulla strada della salvezza diretta.